Ehi, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre la vostra Yana e Koga di fiducia e siamo qui in un giorno sbagliato perché oggi è venerdì e ho slittato questa settimana l'appuntamento del martedì. Quindi questo martedì non ho potuto e non ho voluto, non sono riuscita a creare un video da condividere, sto decidendo di fare una nuova programmazione, quindi adesso vi racconto meglio. Intanto, come state? Spero che stiate bene, vedo sempre che mi scrivete, che commentate, io sono sempre contenta, mi fa molto piacere, insomma. Mi è successa una cosa bellissima, l'ultimo video l'ho pubblicato il giorno prima della manifestazione a Cagliari del 2, quindi dell'evento della consegna delle firme. Il giorno è stato molto bello perché ho incontrato tante persone che seguono Labirintando con Yana, quindi è stato bello, molto emozionante, devo essere sincera. E quindi sono molto contenta. Grazie di essere qui anche oggi a seguirmi. Grazie per tutto il supporto, grazie per la vostra presenza e il vostro dialogo continuo. Allora, mi dispiace se ho saltato questo martedì, ma con tutte le nuove, diciamo, prerogative di questa nuova fase della mia esistenza, a momenti fatico un pochino a organizzare tutte le questioni e organizzarmi. Quindi questo martedì non sono riuscita, quindi ho preferito slittare piuttosto che fare una cosa, insomma, senza ispirazione, ho preferito sinceramente slittare e farvi uscire questo video oggi. Di venerdì, sto pensando proprio di fare così, di far uscire dei video registrati, diciamo, di venerdì e poi magari le live di martedì, live sia personali, live anche dove intervisto dei personaggi. Questa settimana sarà sicuramente in questo modo. Poi vediamo se riesco a tenere questo ritmo, ma spero proprio di riuscirci perché per me è molto importante comunque fare sintesi e condividere poi con voi il lavoro che sto facendo. Allora, come sta procedendo? Abbiamo avuto questo equinozio, ci sono belle spinte, state vivendo bene, vi state lanciando verso la ricerca interiore, vi state lanciando verso la ricerca intellettuale, insomma, ditemi un po' come state, raccontatemi perché io sono sempre curiosa. Un po' di persone mi scrivono sempre in privato, quindi so più o meno, insomma, come state procedendo. Ovviamente è ottobre e io ho la tosse, abbiate pazienza. Purtroppo quando arriva ottobre e aprile io mi ritrovo così. Scusatemi, abbiate pazienza. Credo che ogni tanto interromperò il video per poter tossire. Sì, aggiornatemi un po' per sapere come state procedendo. Io ho fatto questo bellissimo e grande lavoro per l'equinozio. Ogni tanto mi arrivano insomma dei link eterici per cui riesco ad andare in luoghi molto intensi e particolari dell'isola, riesco a fare dei lavori molto intensi, quindi sto procedendo preparandomi al solstizio. Spero di riuscire a organizzare qualcosa di molto succulento per questo solstizio che arriva, ma non sono ancora sicura, quindi vi aggiornerò sicuramente. Allora, intanto volevo dirvi questa cosa, l'evento del 2 è stato magnifico, veramente emozionante, pieno di gente, nonostante fosse un mercoledì mattina, quindi giorno lavorativo, eccetera, eccetera. È stato un momento veramente molto intenso. Io tendenzialmente non amo andare a Cagliari a fare le manifestazioni, ve lo dico molto francamente, forse l'ho detto anche in altri video. Ma proprio per il fatto che alla fine ci ritroviamo quei personaggi dei paesi dell'entroterra, anche tanti magari per carità, però siamo sempre noi, questa Cagliari completamente scollata dalle nostre prerogative. Sinceramente la dicotomia interno-esterno, quindi coste, entroterra si sente moltissimo e mi urta questa cosa, quindi tendenzialmente io non amo fare queste cose. E invece il giorno è stato molto interessante perché ho scoperto che c'è un sacco di cagliaritani a Cagliari, tant'è che quando mi è stata data insomma l'opportunità di prendere il microfono sul palco, ho detto esattamente questo, che era molto bello vedere tutti quei anche cagliaritani a Cagliari, insomma. L'evento è andato molto bene, è stato anche molto profondo perché comunque era una cerimonia, era una festa, tant'è che appunto si è suonata la musica tradizionale, si è ballato il ballo tradizionale.
si sono recitate poesie, cantate poesie tradizionali, insomma, è stato un bel momento di identità. Il tutto anche ovviamente con diciamo espressioni anche molto colorite, interessanti di tutti gli altri aspetti più, diciamo, energetici che comunque compongono la nostra isola. Tante persone si sono innamorate della nostra isola e quindi sono venute qua a sostenere la nostra lotta, e questo sicuramente non va mai messo in seconda luce, perché è una cosa veramente molto bella. Cioè, il sardo è chi sardo è geneticamente, etnicamente, sicuramente non lo metto in dubbio, ma è anche chi sardo fa, nel senso che se uno si innamora della Sardegna e viene a vivere qui, è assolutamente un sardo come noi. Poi, ovviamente, le differenze si sentiranno antropologicamente parlando, ma il senso è che combattiamo tutti per la stessa cosa, l'amore per questa bellissima isola e per la nostra terra. Quindi io sono molto soddisfatta di come è andato l'evento, sono soddisfatta insomma anche della fatica di tutta questa estate, di questa raccolta firme e di questa cosa, insomma, ne parleremo meglio in altre occasioni, perché di fare tutta una serie di video sempre che parlano di questo argomento qua, io non ho molta intenzione, nel senso che non voglio focalizzarmi totalmente su questo aspetto, anche se farebbe benissimo al mio algoritmo, all'algoritmo di YouTube e alle mie visualizzazioni e alle mie iscrizioni, però sinceramente nasco e vivo come esoterista e così voglio continuare a essere. Detto ciò, di tutte le implicazioni, diciamo, politiche di come si sono comportate maggioranza e minoranza, delle cose che faranno, ne parliamo in un altro contesto. Oggi voglio fare un discorso che è molto particolare e molto generico. Il titolo di questo video, infatti, è Più professionismi e meno personalismi. Ed è molto, molto mirato, nel senso che ognuno di noi può sentirsi molto colpito da questo titolo e da quello che andrò a dire, ma è anche molto generico perché effettivamente stiamo vivendo un momento storico, anche un momento molto specifico della storia umana, dove questo tipo di visione è veramente molto ostruzionistica nella nostra vita. Cioè, lo vediamo in tutte le categorie intellettuali, esoteriche, nelle categorie politiche assolutamente, ma anche nell'associazionismo, nelle istituzioni scolastiche, nelle istituzioni a vario livello. Insomma, nel momento in cui si parla di società, a un certo punto arriva questo problema che io ho risolto dicendo questo. Tra l'altro, questa è una frase che ho rubato da un mio carissimo amico, che magari sarà anche felice di vedere come l'ho sviluppata, magari non c'entrava niente con quello che intendeva lui, però io ho colto, ogni tanto mi danno degli slogan delle persone, io ne colgo il senso e vado, cerco di portarlo avanti e di approfondirlo, perché effettivamente mi rendo conto che quel tipo di pattern lo trovi un po' dappertutto. Quindi, di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare del fatto che è veramente molto difficoltoso per coloro che hanno competenza riuscire a esprimere la propria competenza al meglio, senza stare chiusi in compartimenti stagni legati alla loro professionalità, quindi alla loro competenza. Contemporaneamente, è molto difficile, gestire l'opinionismo da appunto la professionalità. Quindi, ci si mette sempre l'ego di mezzo. E bisogna trovare una soluzione che sia funzionale ed efficace. Vi racconto un po' meglio dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, a parlare di questo argomento che può sembrare anche banalotto, infatti non credo che sarà un video che durerà 2 ore. Perché comunque è molto semplice, ma come sempre le cose molto semplici risultano essere sempre molto impegnative. Tutte le cose più semplici sono le più belle, ma sono anche le più impegnative. Ormai l'abbiamo appurato personalmente, ma poi nel mio canale c'è sempre questo tipo di discorso. Allora, cosa mi è capitato di vivere ultimamente? Ma io posso dire di essere circa un anno che sto vivendo questa cosa. Sto vivendo questa cosa, questa difficoltà personale, ma anche una difficoltà che vedo è generale. Cioè, o trovi persone che hanno difficoltà e a tua volta ti mettono in difficoltà, o tu stessa hai difficoltà
a interporti in termini di, diciamo, relazioni funzionali a un obiettivo, avendo efficacia con la tua competenza. Abbiamo sempre il solito problema della competenza. Competenza che cos'è? Ciò che ci compete, quindi ciò che, di cui abbiamo padronanza, ciò di cui abbiamo conoscenza in questo senso qua, no? Le competenze tendenzialmente in questo mondo moderno vengono certificate dalle istituzioni, quindi se hai una laurea in economia hai competenze in materie economiche, se hai una laurea in giurisprudenza hai competenze in materie giuridiche e via dicendo. E poi ci sono certificazioni più specifiche, diciamo, di questioni più tecniche, di questioni più, come posso dire, più pratiche, ecco, in questo senso qua. Però in ogni caso tendiamo, no, a collegare competenza a una certificazione. È abbastanza di uso comune questo aspetto qui. Quindi che cosa succede? Succede che in moltissime occasioni noi tendiamo a delegare dei professionisti perché hanno appunto acquisito competenza e ne hanno anche certificazione. Ovviamente sappiamo che questo tipo di meccanica è andata immediatamente in crisi in questi ultimi decenni. Perché? Che cosa è successo? È facile dare anche certificazioni a persone, individui che competenze non ne hanno affatto, né di tipo esperienziale, tantomeno di tipo intellettuale, no? Quindi hanno delle certificazioni completamente farlocche, per cui non c'è alcuna professionalità, non c'è alcuna effettiva competenza. Quindi si è fatto un discorso, questo grazie anche al web, che ha permesso anche di tirare fuori tutte le incongruenze in questo senso, ma anche di palesare veramente il Dunning-Kruger, no? Quella sindrome per cui tu pensi di sapere tantissimo di una cosa che è proprio banalotta e semplice, quando in realtà serve una competenza specifica per poter possedere quella conoscenza. L'abbiamo visto, si è proprio palesato questo tipo di dinamica in modo molto anche aggressiva, perché gli anni della pandemia veramente hanno fatto vedere tutto il contrario di tutto in questo senso. Grandi professoroni che dicevano cose veramente completamente fuori da ogni logica, e professoretti che non servono a nulla, proprio dalla logica affatto congruente, che avevano grande potere, persone completamente senza competenza, neanche certificazioni farlocche proprio, che potevano decidere le sorti di intere popolazioni. Premi Nobel che non venivano ascoltati minimamente perché venivano tacciati di essere ormai rincoglioniti, eccetera, eccetera, eccetera. Inutile che torniamo su questa melma pietosa, veramente, perché non ne vale la pena, no? Però sì, l'abbiamo visto questo tipo di questioni come si sono dipanate in modo veramente tristissimo, tristissimo, perché insomma, l'intelligenza, l'amor proprio, il buon senso sono state proprio messe all'angolo, completamente eliminate dall'opinione pubblica in questi ultimi anni. Beh, con il finire della pandemia molte cose sono tornate un pochino al regime, ma tendenzialmente questa esacerbazione della certificazione di competenza è diventata veramente qualcosa di ossessivo. Ormai ci sono determinate categorie che lavorano solo in questo senso qua. Quindi abbiamo visto la scienza lavora in questo modo, quella stessa scienza che, pur di avere un'opinione univoca su una cosa, perché c'è qualcuno o qualcosa che dice che bisogna essere uniti, univoci in questo senso, direbbe le castronerie peggiori dell'universo. E poi tutti i loro canis estregio, mi verrebbe da dire in sardo, tutti i loro scagnozzi che fanno i debunker a loro volta, insomma, vanno lì a punire il reato del pensiero e il reato della logica, perché questo è il senso qua. Ora, però, che cosa succede? Che in mezzo a questa cosa ci si mette anche veramente molto la scarsa competenza e l'incapacità proprio di analizzare le questioni. Quindi qua dobbiamo partire da un presupposto, come io dico sempre, senza un metodo specifico che valga, diciamo, per qualunque competenza, noi non possiamo avere la capacità di discernere, e quindi non riusciamo veramente a capire chi sta esagerando perché
magari è imbotta, emotiva, ma ha tutta la logica, tutta la competenza dentro sé per poter esprimere determinate cose, e che invece è in svarione completo, cioè imbotta, emotiva, ma anche cioè totalmente in malafede, dice cose perché qualcuno gli ha detto di dirle, e quindi qua diventa un grande assoluto pastrocchio. Poi ci mettiamo in mezzo le tattiche di persuasione, e quindi tutta la PNL, mettiamoci di mezzo tutti gli studi che fin da Le Bon ci hanno dimostrato che c'è questo gioco di voler manipolare assolutamente ciò che erano folle, poi masse e poi bolle internet. Quindi siamo veramente fottuti tutti quanti. È veramente molto complesso capire questo aspetto qua. Infatti io non mi aspetto di risolvere la questione con questo video di sicuro, però volevo proprio mettere in gioco tutti questi tipi di aspetti qua. Giusto per dire io come lavoro, ecco, io come mi muovo in questo tipo di mondo così complesso. Allora, partiamo dalla questione delle competenze a compartimento stagno. Purtroppo abbiamo visto, no, che il mondo, diciamo, accademico, soprattutto prendiamo l'esempio italiano, che è quello che ci è più vicino, ma in generale quello mediterraneo e quello anche europeo, poi già quello anglosassone ha invece un'altra visione un po' diversa, però dai, rimaniamo comunque in quest'ambito qua, tende in modo sempre più degenerante a creare delle competenze a compartimenti stagni. Quindi vediamo che nelle accademie determinate competenze legate a determinate materie risultano totalmente scollate dal resto del sapere umano. Di questa cosa ne ho parlato tantissime volte. Sarebbe necessario che portassimo avanti un tipo di ricerca scientifica e umanistica che fosse olistica, veramente olistica, quindi che ci fosse una capacità, diciamo, multisapienziale, multidisciplinare, interdisciplinare per poter approcciarsi alla stessa materia. Ed è un discorso che faccio, per esempio, in modo molto, molto diretto e molto franco sulla questione archeologica in Sardegna. Perché faccio questo esempio qua? Perché mi rendo conto che determinate questioni archeologiche in altre parti del pianeta vengono comunque affrontate in modo ambiguo, ma tendenzialmente si tenta perlomeno di fare ricerca in modo multidisciplinare. Quindi, quando si va a fare uno scavo, non ci sarà soltanto l'archeologo e diciamo i suoi tre scagnozzi allo stesso livello archeologico di studi che seguono la stessa corrente di ricerca archeologica, insieme a quattro che vanno a fare i buchi materiali per terra, no? Astratti, scusate, non fanno i buchi, scusate, astratti. Ma nel mondo tendenzialmente avranno un'equipe con tante competenze diverse, quindi ci sarà, che ne so, un paleoecologo, ci sarà un paleontologo, ci sarà un geologo, ci sarà un antropologo, ci sarà un etnografo, ci saranno varie competenze di vario tipo, persone che studiano storia delle religioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un approccio multidisciplinare dove ognuno apporta la sua analisi dal punto di vista del suo focus, e alla fine si prova a fare una sintesi di visione per arrivare all'idea quanto più vicina possibile a quello che può essere accaduto in quel luogo specifico in cui stanno facendo gli scavi, e quindi tendono anche a, diciamo, contestualizzare il più possibile i reperti. E lì c'è tutto di mezzo alla questione della datazione. Io non entro in merito, non sono archeologa, me ne lavo le mani, ma è l'esempio che voglio fare, no? È un esempio importante in questo senso qua, cioè notare che comunque, per esempio, nel mondo accademico anglosassone c'è più la tendenza alla multidisciplinarietà, e in effetti i loro studi sono decisamente, oltre che più produttivi, proprio in termini di risultati, quindi sono più proficui in questo senso, ma sono anche decisamente più stimolanti per altre ricerche, e poi sono assolutamente molto attendibili, ecco, in questo senso qua.
nei nostri mondi qua è tutto molto complesso, è tutto molto incasinato in questo senso. Quindi assolutamente, ecco, secondo me bisognerebbe fare un lavoro di questo tipo anche dal punto di vista scientifico. Ecco, quella scienza propriamente detta, quella dura, logica, razionale, eccetera, eccetera, dovrebbe imparare, tendere una mano, iniziare ad aprirsi nei confronti delle materie umanistiche. La fisica quantistica sempre di più sta cercando di fare questo tipo di lavoro, ma non se ne vuole sentire, almeno nel Mediterraneo no. Le due cose sono assolutamente dicotomiche, cioè proseguono per vie parallele senza incontrarsi mai. Ci sono dei momenti in cui si incontrano, ma giusto perché qualcosa si è messo in mezzo ad incontrarli, un terzo elemento, altrimenti assolutamente non si possono incontrare. Ecco, questo tipo di approccio è veramente molto controproducente, cioè quello di lavorare a compartimenti stagni. È molto controproducente per una crescita dell'umanità, ma è, diciamo, un pattern veramente controproducente anche nella socialità di base, perché questo tipo di visione ti pone ad avere dei ruoli prestabiliti. Che hanno, cioè sono fini a se stessi fondamentalmente e che non riescono a incastrarsi con gli altri ruoli e quindi creare un meccanismo veramente virtuoso che possa portare a un progresso. Questa è la verità, una crescita possa portare a diciamo funzionalizzare veramente il raggiungimento degli obiettivi. Quindi questa cosa vale per tutto. Ci sono degli obiettivi di conoscenza a livello di istituzioni didattiche. Se ogni facente parte del grande meccanismo non collabora in una visione olistica, in una visione multidisciplinare, assolutamente non si riuscirà a raggiungere gli obiettivi. Di tutti gli obiettivi di ogni compartimento stagno se ne potranno raggiungere tantissimi, ma mai tutti quanti. E voi direte: sì, ma Marta, sei sicura che se lavorando tutti insieme si possono raggiungere tutti gli obiettivi? Sì, al netto sì, nel senso che ci sarà un lavoro assolutamente, diciamo, molto, molto più ampio, e quindi gli obiettivi riescono a essere raggiunti con molta più facilità, perché è un lavoro di gruppo dove ogni persona all'interno del gruppo apporterà il suo focus e ci sarà assolutamente una visione generale molto più ricca, molto più ampia in questo senso qua. E questo è un aspetto che veramente andrebbe, cioè noi stessi, no? Quando dobbiamo lavorare sotto qualunque aspetto, ma nella nostra sfera lavorativa, nella nostra sfera familiare, nella nostra sfera di attivismo, insomma, in tutti, diciamo, tutte le categorie della nostra esistenza che più ci premono, in cui più ci immergiamo, dovremmo proprio lavorare in questo senso qua, cioè cercare veramente di essere stimolo affinché ci sia una sintesi tra più punti di vista, perché non è vero che la diversità è così diversità. Sì, c'è ed è importante anche sottolinearla, nel senso notare le differenze, però assolutamente bisogna anche comprendere quando essere in visione funzionale ed effettiva. Un altro aspetto e ultimo aspetto fondamentale è la questione di funzionalizzare le opinioni. Allora, è proprio necessario che diciamo sempre quello che pensiamo? No, davvero, questa è una domanda che io ci tengo tanto a questa cosa qua, cioè è veramente importante che diciamo sempre quello che pensiamo, cioè è una cosa che io mi chiedo sin da bambina, perché effettivamente ho sempre avuto un pensiero molto oltre rispetto a quello che trovavo attorno a me e mi dovevo chiedere tutte le volte: sì, ma io evito di dire quello che penso perché poi vengo giudicata e quindi mi entra un meccanismo di censura automatica, no? Autocensura in questo senso, oppure perché effettivamente, cioè, se qualcuno non è pronto a sentire quello che tu hai da dire, o se lo dici con tutta la cura e l'amore del mondo, ma poi risulta essere spocchioso, paternalistico, eccetera, eccetera, tanto vale stare zitti. Bisogna farsela questa domanda, cioè bisogna capire. Io mi chiedevo sempre questa cosa,
È giusto che parlo, che dico sempre quello che penso. Ovviamente, quando viene chiamato in causa, giustamente, è anche giusto che esprimi un'opinione. Puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere dicendo che appunto non hai gli elementi sufficienti a esprimere un'analisi, perché a me capita spessissimo questo. Infatti, moltissimi mi dicono: ah, guarda, tu hai due scuse, sei troppo impegnata sempre. Hai troppi impegni e l'altro è che non ti sei documentata abbastanza per dire cosa ne pensi. Ma sì, sono scuse che funzionano sempre, questo è verissimo, però non sono neanche scuse, nel senso che, togliendo la questione che sono straimpegnata, che mi conosce sa benissimo, ma la questione degli elementi a conoscenza per poter esprimere un'opinione è fondamentale. Quando mi si chiede cosa ne pensi di questo personaggio, se io ho degli elementi che sono prettamente personalistici, nel senso che derivano da una mia esperienza personale e anche brutta magari, è il caso che dica non mi piace quella persona, non mi piace il suo lavoro, posso dire no, guarda, io preferisco non esprimermi perché la mia, opinione è legata a un'emozione. E non sono in grado di essere lucida. Questa è la mia risposta tendenzialmente. Oppure posso anche decidere di dare la mia opinione da un punto di vista emotivo. Guarda, da tutto il resto del punto di vista io ero molto affascinata, ma emotivamente mi è successo tutto questo tipo di cose, per cui quando sento parlare di questo personaggio, di questo libro o di questa data, questo evento, questa cosa, insomma, mi suscita questo tipo di emozioni. Ecco, qual è il senso di ciò che vi voglio dire? Quando dico più professionismi e meno personalismi, il senso è perché dobbiamo mettere sempre prima noi? Cioè, da un lato te lo dico perché lo so, perché ne ho competenze certificate o perché ne ho competenze esperienziali pluridecennali e quindi quello che dico io è legge assoluta. O comunque mettendo in mezzo la nostra emotività, cioè il fatto che noi abbiamo vissuto qualcosa di negativo, e quindi mettiamo in mezzo la nostra persona. Perché fare sempre questo lavoro qua? Noi dovremmo stare veramente molto attenti in questo senso. Si possono dare giudizi professionali non spocchiosi, si possono dare giudizi non professionali non spocchiosi, cioè il senso è non avere la spocchia di dire che tu sai sempre tutto e che assolutamente quello che dici è la verità assoluta, è il verbo assoluto. Invece bisognerebbe essere molto più competenti, cioè fare della propria competenza e quindi conoscenza, magari anche certificata, la propria forza anche a livello esperienziale. Cioè, ci sono questi due elementi. Questa cosa, dal mio punto di vista professionale, è nulla perché io non mi occupo di questo ambito, però da un punto di vista emotivo e avendo, accumulato esperienza nell'arco degli anni, per una questione amatoriale, ti posso dire che emozionalmente mi suscita questa cosa. No, pensa quando una persona ti fa una domanda, quanto esprimerti in questo modo, può essere veramente funzionalizzante, no? Può essere veramente efficace, può essere veramente di stimolo, cioè non stai distruggendo qualcosa o qualcuno a cui una persona comunque tiene, su cui sta lavorando. E contemporaneamente stai dicendo anche realmente quello che pensi. Quindi la nostra opinione conta, certo che conta. Se soprattutto quando una persona ti ha proprio chiesto cosa pensi di quell'argomento, quella cosa, eccetera. E quindi è importante esprimerla in questo senso qua, ma si può esprimere in modo molto obiettivo, in modo molto intelligente. L'intelligenza non si compra al supermercato, sicuramente non cresce sugli alberi. Però si allena, perché dire questa cosa che le persone non colte siano anche non intelligenti non è assolutamente vera. Sicuramente essere molto colti aumenta l'intelligenza, ma non è scontato che una persona molto colta debba essere anche intelligente. Perché ricordo questo, che l'intelligenza non è la capacità cognitiva.
Sì, c'è anche quell'aspetto là, ma l'intelligenza è proprio la capacità di correlazionare le cose, cioè di mettere tutte insieme tutti gli elementi. Più si va avanti in questo pianeta, più gli elementi da mettere insieme stanno aumentando in maniera vertiginosa. Abbiamo già tante realtà parallele, abbiamo la notte e il giorno, abbiamo internet e la realtà, abbiamo le ruralità, abbiamo gli ambienti urbani. Eccetera, 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 perché ci sono tutti i mondi spirituali che non vanno assolutamente messi in secondo piano. Ergo, 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 bisogna assolutamente usare l'empatia. Uscitela sta cazzo di empatia, usciamola sta cazzo di empatia. Da poco ho visto un reel su internet, mi sembra fosse su Instagram, dove una persona diceva: guarda, che l'empatia non è proprio come la descrivete voi, perché comunque l'empatia è quella cosa per cui tu, pur di metterti nei panni dell'altro, subiresti qualunque cosa. Quindi tu sei il più sensibile. Perché vedi il bello negli altri, sei così empatico che vedi sempre il bello negli altri, anche nelle cose, nelle persone brutte. No, l'empatia non è quello. Essere estremamente sensibili non è quello, parere mio, eh? Ma l'empatia è quando tu senti tutto il pathos dell'altra persona, quindi anche il pathos brutto. Essere empatici, sapete perché è veramente una tragedia se non si impara il distacco. È una tragedia perché se tu hai a che fare con una persona bellissima e meravigliosa, tu sarai una persona bellissima e meravigliosa e tirerai fuori tutti i cuoricini e anche gli unicorni che cagano arcobaleni, come mi piace dire a me. E se invece hai una persona di merda davanti, tu diventi ancora più di merda. Se quella è aggressiva e violenta e crudele, tu diventi ancora più aggressiva, violenta e crudele, senza neanche rendertene conto. Che sei diventato quella cosa là, perché tu sei solo empatico in quel momento, sei dentro il pathos di quella persona. Ergo, bisogna fare molto un lavoro di distacco. Quindi, personalismi, che cos'è? Personalizzare, significa togliere il te, o il te che vedi nell'altro, o il collegamento delle emozioni, dalla tua opinione. Cioè, la tua opinione deve essere quanto più scevra possibile dal tuo bagaglio personale o dal bagaglio personale che ti sta ponendo quell'altra persona che tu stai riflettendo. È una cosa molto complessa. Io non sto minimizzando su questo, non sto dicendo che è facile fare così, però effettivamente in questo momento in cui tutti hanno da dire su tutto, in cui tutti devono per forza esprimere un'opinione, in cui quando tu fai a merda e a sale qualcuno, e qualcuno ti dice guarda che stai facendo a merda e a sale, qualcuno puoi anche evitartelo, sinceramente, tu rispondi: ah, la censura, la censura. No, non funziona così, non può funzionare in questo modo. È importante esprimere la propria opinione, soprattutto quando viene richiesta, ma è importante essere quanto più distaccati possibile, quanto più meno personalistici possibile, quanto più competenti possibile. E quando non c'è competenza, farsi forza della propria competenza esperienziale, ma anche della propria competenza emotiva. Ogni cosa, ogni aspetto dell'essere umano e ogni espressione dell'essere umano ha una competenza specifica. Se noi padroneggiamo tutti questi aspetti, sicuramente riusciamo a esprimere e condividere un nostro sentire in modo non aggressivo, non violento, senza fare danni. Così forse riusciamo a funzionalizzare le opinioni e essere ascoltati. La gente vi ascolta perché non state giudicando, non state criticando, non state buttando addosso le vostre frustrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che è personalismo in questo senso qua, no? Egoico anche. E soprattutto riuscite a esprimere la vostra competenza, ma è meraviglioso, cioè dire io quando per esempio ho sofferto 10 anni fa su un argomento che mi ha fatto molto male, ho sofferto moltissimo, quel dolore sembrava non servisse a nulla e a nessuno. Certo, io sono sopravvissuta, però quanto me lo sarei risparmiato di soffrire? Ok, e ce l'avete lì quel dolore, quella competenza che vi è venuta da quel dolore. Arriva una persona che sta vivendo una cosa molto simile e ti dice: cosa ne pensi di questa mia situazione personale?
sono cose magari delicatissime, no? Si trattano questioni di amore, questioni familiari, questioni di salute, cose delicatissime. Quella è il dolore, quella sofferenza di cui noi abbiamo fatto esperienza e quindi abbiamo acquisito competenza, non è vana, non è un dolore vano, quella competenza lì dolorifica, non è per nulla. Si può condividere e si condividerà con quella persona dicendo qual è la tua esperienza scevra dai personalismi. Quindi tutto ha un senso. Qualcuno oggi mi ha detto una frase meravigliosa. Ricordiamoci che il mondo non esisterebbe se non esistessimo noi. Questo mondo, la nostra realtà, non esisterebbe. E quindi tutto deriva da ciò che è dentro di noi. Noi possiamo cambiare e costruire la nostra realtà, cambiando e costruendo noi stessi, costruendo in termini di metodo, strutturando. Quindi da una roba molto banalotta ci siamo resi conto che effettivamente il discorso è molto complesso. Io per oggi vi lascio così perché vi ho dato veramente modo di riflettere su cose molto importanti. So che da questo video molte persone si sentiranno colpite, io sono la prima che mi sento colpita perché mi faccio questa domanda ogni qualvolta mi arriva un messaggio, una mail, mi arriva una telefonata, qualcuno mi bussa alla porta, incontro qualcuno che mi dice cosa pensi di questa cosa. Io ogni volta dico: ma ne vale la pena dire quello che penso? Ne vale la pena esprimere l'opinione in modo veramente così, secondo me, vero? È davvero vero quello che sento, quello che provo, quello che penso? Oppure nel modo di pormi ed esprimere, posso fare un lavoro funzionalizzante? Questa è la domanda su cui vi lascio. E vi ringrazio assolutamente moltissimo per avermi seguito. Non so quanto sia durato questo video, ma ripeto, per oggi secondo me va bene così. Vi abbraccio fortissimo. Mi raccomando, cercate di mettere mi piace, condividere, seguirmi sui social. Insomma, cercate di far girare assolutamente i miei video perché altrimenti la condivisione è fine a se stessa. Se potete, fate una donazione perché ho sempre bisogno del vostro sostegno. Nel frattempo, vi saluto, vi abbraccio fortissimo. Ci vediamo martedì con una live molto, molto, molto interessante con un personaggio veramente che io amo personalmente e che spero che sia stimolante molto per tutti. In bono, asibi!